Beh, forse la domanda che accompagna, ecco, la loro presenza è innanzitutto che chiesa trovano immediatamente. Ed è una chiesa tutto sommato anche accogliente, una chiesa che desidera essere compagna di viaggio anche loro e per certi aspetti è anche una chiesa che si lascia provocare dalla loro diversità e dalla ricchezza di cui sono portatori, di esperienza culturale, di tradizione, di religiosità, di cammini di fede. Per tanti aspetti è una chiesa anche che ha molto da imparare dalla realtà delle cosiddette missioni, perché alcuni snodi delle nostre problematiche pastorali là sono già anche, trovano già una risposta. Non so, penso a questa realtà di villaggi lontani, segnati qualche volta anche da impossibilità di un servizio ministeriale, almeno da parte dei preti. E quindi là c'è già un tentativo di dare una risposta a comunità strutturate in ministerialità, dove c'è certamente la celebrazione eucaristica al centro, ma non forse nei ritmi, nelle modalità nostre. Dall'altra parte c'è una grande domanda da loro, un sogno rispetto a questa chiesa, ed è una chiesa dalla quale vogliono, e si sperimenta anche, vogliono imparare, apprendere dalla ricca tradizione che noi abbiamo, da un cammino secolare che ci appartiene, e però nello stesso momento anche da una chiesa che è in ricerca. Una chiesa che si trova ad affrontare delle nuove sfide dentro le quali tutto sommato possono intravedere anche un motivo della loro crescita.